Allora, il brano appunto si chiama Chilometri e è una dedica che ho voluto fare a quello che era uno dei miei migliori amici, a Michele Merlo, che purtroppo è scomparso appunto a giugno dell'anno scorso. E niente, è un brano che più che oltre ad essere una dedica a Michi è proprio una dedica alla musica e a tutto ciò che la musica rappresenta per me e rappresentava per Miki. Era un sogno che avevamo condiviso e che rendeva proprio speciale la nostra amicizia, che oltre ad essere un'amicizia, diciamo, tra due persone che hanno un legame, era anche una cosa dove condividevamo, un'amicizia dove c'era una condivisione di un sogno. E quindi la musica ha sempre reso proprio il nostro rapporto veramente speciale. E è un brano che nasce da un'esigenza, di voler dire un po', di voler esprimere un po' tutto quanto quello che avevo dentro, che ho avuto dentro per mesi dopo la scomparsa di Miki, e facendolo in modo comunque non esplicito, cioè non volevo appesantire con un brano che fosse palesemente, diciamo, dedicato a lui, Certo. ma volevo utilizzare, diciamo, delle metafore per descrivere la musica, l'importanza della musica e l'importanza di lui come persona, e attraverso questo concetto del viaggio, no? Ed è proprio da qui che è nata appunto la parola chilometri, che racchiude un po' tutto il senso del brano. Quindi la musica vista come un viaggio che facciamo ogni giorno, un viaggio che può essere reale o metaforico, un po' come quello che faceva lui, perché lui comunque aveva paura di volare, come dice nel pezzo, di prendere i treni. E quindi per lui la musica non era soltanto proprio una via di fuga o comunque un modo per esprimere quello che aveva dentro, ma proprio per viaggiare con la testa. E quindi dentro questo concetto dei chilometri c'è proprio questo senso cioè di esprimere l'importanza del percorso, del viaggio, no? In ognuno di noi, perché poi alla fine ci poniamo sempre degli obiettivi, vogliamo sempre arrivare ad avere dei traguardi, però secondo me, e penso sia una cosa, diciamo, condivisibile, l'importante sta appunto nel viaggio e non nel punto di arrivo. E quindi questo, diciamo, è un po' quello che ho voluto esprimere in questo brano. Assolutamente, anzi, ti dico, io per il lavoro di questo nuovo disco mi sono affidato per la prima volta, perché comunque col primo album non l'ho fatto, a degli autori. Quindi ho voluto, ma proprio cioè, è stata proprio una richiesta mia di provare a fare delle session anche con altri autori, perché oggi il ruolo dell'autore è fondamentale, secondo me, Concordo. ma proprio anche solo per avere comunque un punto di vista diverso, o comunque delle parole, dei concetti diversi con cui esprimere magari lo stesso pensiero. E soprattutto in questo brano io ho scritto nei mesi successivi, diciamo, alla scomparsa di Miki, ho scritto tantissimo. Però vedevo che comunque molte cose erano delle cose proprio troppo personali, troppo forti, anche un po' troppo pesanti per esprimere un concetto del genere. E quindi sono andato in studio con Riccardo Scirè, che è il mio produttore con cui ho prodotto tutto il disco, e insieme a Rage, che è una penna incredibile di una persona, tra l'altro, che stimo tantissimo, con cui mi trovo tra l'altro molto, molto bene. E siamo riusciti, secondo me, proprio a trovare le parole giuste, le immagini giuste e le metafore giuste per esprimere un concetto così complicato e così complesso in modo comunque, secondo me, molto semplice. E come hai detto tu, secondo me, siamo proprio riusciti a cercare di raccontare questo pezzo, quello che volevo dire. Come se il pezzo fosse dedicato, sembrasse dedicato ad una ragazza, no? Può Esatto. sembrare un pezzo proprio d'amore, che poi è effettivamente così, cioè l'amore per la musica, per un amico, per un viaggio, e poi lo stesso amore che proviamo per magari una ragazza o un ragazzo o per la propria famiglia, no?
E secondo me tutte queste cose si racchiudono all'interno del concetto proprio del viaggio. Quindi il viaggio che facciamo per trovare poi noi stessi. E infatti questa ricerca poi che sfocia in una consapevolezza e in una scoperta personale, l'ho voluta proprio esprimere in questa frase che c'è nel ritornello, che dopo appunto questa ricerca, dove dico attraverso i chilometri, il finale è che uno si aspetta che per arrivare a te, no? Per arrivare a te, in realtà c'è proprio questa cosa per arrivare a me. Ed è proprio con questo per arrivare a me che ho voluto esprimere questo concetto di questa ricerca che facciamo ogni giorno e che poi ci dà la possibilità di conoscere meglio anche noi stessi. E poi ovviamente in modo velato questa cosa di non riuscire, di non poter fisicamente arrivare a lui, no? E quindi tornare a me. Sì, io intanto ci tengo veramente a ringraziare tantissimo l'Associazione Romantico Ribelle, i genitori, Cate Domenico e tutte le persone, i fan e gli amici proprio più stretti che hanno reso possibile la realizzazione di questo video, e che secondo me è proprio, cioè io ero partito con l'idea di voler, oltre alle parole, oltre alla musica, alla canzone, di voler ricordare Miki con delle immagini che non fossero associate per forza a lui come cantante o come artista, ma proprio a lui come persona e come amico. E quindi ho contattato appunto tutti i suoi amici più stretti, l'associazione, abbiamo fatto questo appello ai fan e siamo riusciti a trovare tantissime clip, che poi io personalmente non sono un videomaker, però diciamo in questi mesi mi sono impegnato per cercare di dare il mio contributo anche sul montaggio, perché penso di conoscere proprio Miki, di conoscerlo veramente per com'era, e quindi ho detto questa è una cosa che voglio fare proprio io, per cercare di individuare proprio quei suoi sguardi, quei suoi sorrisi che erano proprio caratteristici di lui quando stava in una situazione proprio di amicizia vera, e che spesso magari fuori non faceva vedere, perché comunque era una persona che non dava confidenza, diciamo, a tutti quanti, no? E quindi attraverso questo video, secondo me, molte persone che hanno conosciuto anche i Miki di persona noteranno, cioè scopriranno un lato che poi era quello più bello di Miki, che magari non conoscevano. E quindi veramente ringrazio tutte le persone che hanno contribuito nella realizzazione di questo video. Beh, ricordo più bello che ho di lui, in realtà sono tanti, sono tanti, e se dovessi, diciamo, descriverlo con una parola e dirti quello che mi rimane di più di lui è la sua sincerità. Era un amico veramente vero, che ti diceva le cose in faccia e che proprio per questa sua sincerità magari finiva per rompere rapporti con persone, magari per stare anche un po' antipatico da certi punti di vista, e dall'altra parte proprio questa sua sincerità finiva per fartelo amare, no? Cioè tu o lo amavi o lo odiavi, Miki. E infatti questo è proprio anche quello che caratterizzava il nostro rapporto, perché comunque noi avevamo questo rapporto molto, molto viscerale, molto conflittuale, e a volte finivamo anche per non parlarci per mesi, e c'era magari Domenico, Katia che mi chiamavano e mi dicevano Feda, fate pace. E quindi questa è la cosa proprio che mi manca di più di lui come amico e come persona. E penso, e ti dico, in queste ore mi stanno arrivando veramente una marea di messaggi, e ogni messaggio, ogni singolo messaggio che vado ad aprire è un papiro così di roba scritta per Miki, per ricordare Miki come persona. E io penso che se una persona non ti lascia veramente delle cose forti, non arriva a farti scrivere delle cose di questo tipo. Quindi io sono sicuro che Mike abbia lasciato tra le sue canzoni veramente un messaggio in quello che diceva, in quello che faceva, in quello a cui puntava, veramente importante. Primo tra tutti il crederci sempre, no? Quindi credere proprio sempre nei propri sogni.